Aspetta, aspetta, che cosa stai indossando? Ok, adesso si può partire. Ciao a tutte patatine e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Ci siamo anche per questo mese con i preferiti del mese scorso, quindi i preferiti di ottobre. Questo è uno dei miei video preferiti, proprio i preferiti del mese, è il video preferito. Quindi bando alle ciance, io direi di iniziare a parlare dei preferiti dalla skincare. Come skincare ho questi tre prodotti, parto da lui che è il Clarisonic, ne ha due, questo qua è il suo astuccino bellissimo, molto più piccolo del Clarisonic Plus che sapete che ho anche quello, e sarebbe da casa in realtà questo qua per portarselo in giro. Mi sto trovando bene da qualche mese a riutilizzarlo, nonostante la testina sia leggermente dura. Questa qua non l'ho neanche usata tantissimo, quindi in realtà è proprio una testina troppo dura per me, mi pare che quella sia per le pelli sensibili, ma... dovrei provare quella cashmere, ma ho paura che quella cashmere non strucca abbastanza, quindi non so, dovrei andare da Sephora e provare a cercarne un po', a cercarne qualcuno che potrebbe andare bene per il mio viso. Non so se lo conoscete, ma sì, è dai, famosissimo, quindi mi sa che la maggior parte di voi già l'avranno visto in qualsiasi video su YouTube, anche nei video di videogiochi esce fuori il Clarisonic, no, vabbè. Però è veramente molto molto comodo, io lo utilizzo con vari saponi, come sapete il mese scorso l'ho utilizzato con quello di neve, la nuvola struccante. Vorrei trovare un buon sapone che non sia né aggressivo, comunque che strucchi abbastanza. Qua ci vuole un sapone che fa schiuma mentre vai ad utilizzare il Clarisonic, perché strucca già da Dio da solo, ma ovviamente ci vuole qualcosa che aiuti a struccare e a pulire a fondo la pelle. Se non lo conoscete, appunto, è una favolosissima spazzola per il vostro viso che in questo modo lei vibra e gira allo stesso tempo, e ha quel Clarisonic Mia 2, insomma questi qua piccolini hanno diverse fasi, quindi si stoppa da solo, ti dà un tot di secondi per tutto il viso e poi si concentra in base alla zona che andate appunto a pulire, quindi 5 secondi magari la guancia, 5 secondi l'altra, infatti adesso è ripartito. Ti prego spegniti. Si spegnerà da solo, adesso continua. La carica dura un sacco e lo carichi praticamente per 24 ore, dopodiché ti dura tipo 3 settimane, 4 settimane, ti dura un sacco. Io lo uso solo la sera, non la mattina, perché non voglio che sia troppo aggressivo per la mia pelle e mi sta davvero aiutando tanto. Se vedete adesso la pelle è un po' conciata perché sono in quel periodo del mese, ovviamente ogni mese mi spuntano i nostri amici i brufoli. Passando agli altri prodotti skincare che ho utilizzato tantissimo, sono questi due prodotti che sono prodotti coreani di marche coreane. Allora, la prima è l'Ultra Vitalizing Snail Serum, quindi sono entrambe prodotti con all'interno il siero di la bava di lumaca, per intenderci. So che a molti farà schifo, ma vi assicuro è una cosa portentosa. Questa qua è della Dewy Tree, è arrivata da YesStyle. Ha un sacco di prodotti coreani per la skincare, oltre a vestiti e cose, ma si concentra molto di più sulla parte skincare, profumeria, Tony Moly, un sacco di marche veramente favolose. E io avevo trovato questi qua che erano tra le più costose e ho voluto provarle, e che dire, sono fantastiche. Questo qua è un siero che utilizzo prima di stendere la crema, quindi lo vado ad applicare dopo aver usato il Clarisonic. Non sto usando tonico né niente, infatti molti mi ammazzeranno sotto questo video: perché non usi il tonico? Il tonico deve stringere i pori dopo aver lavato il viso. La mia skincare sta andando perfettamente bene. Mi dispiace, non utilizzerò il tonico, anche se qua sotto mi ammazzerete di commenti, ma non, andrò avanti a non utilizzare il tonico, mi sto trovando da Dio così. E questo è appunto un siero. Poi applico la crema, che sono entrambe molto viscide e ci mettono tantissimo ad asciugare, quindi ne basta veramente poco di prodotto. Questa qua è super viscida, della marca è Shinik Snail Matrix Cream. Partiamo da lui, dal fondo, Marc Jacobs Remarkable. È un fondotinta fantastico, questo qua lo utilizzo già da quasi un anno, diciamo 6 mesi. Adesso lo trovo troppo chiaro per me. Ho utilizzato una puntina anche oggi, non guardate questa parte che la devo truccare poco se non nulla, perché come notate ho il septum. Se volete saperne di più aspettate a fine video. Tornando a parlare di lui, è un fondotinta fantastico, anche qui gli ho dedicato un video che vi lascio in descrizione qua in alto. Chocolate Bar di Too Faced, che anche questa è una palette che adoro, tra tutte quelle che ho questa qua è una delle mie preferite, perché a parte il profumo, che come sapete all'interno c'è proprio il cacao, infatti è buonissimo. È una palette super versatile, perché potete fare dai trucchi più tranquilli ai trucchi un po' più elaborati. Il mio ombretto preferito è questo qua che si chiama Cherry Cordial, ed è veramente un ombretto... Oh! In questo periodo dell'anno è
strepitoso, non so quante volte sto utilizzando questa parola oggi. Il pack è stupendo, l'odore è stupendo, è favolosa. Sempre di Too Faced, altro preferito, strautilizzata la Milk Chocolate Soleil, che a parte il pack esterno, come sempre Too Faced non delude mai, l'interno è fatto in questo modo, è un bronzer molto molto chiaro, infatti il più chiaro della linea, perché si chiama appunto Milk Chocolate Soleil, quindi cioccolato al latte. Ha un profumo anche questo di cacao buonissimo ed è super modulabile, non è troppo marrone, è una bellissima via di mezzo se siete cadaveriche come me con un sottotono tipo alieno. Quando volano tutte queste particelle di prodotto, se state parlando, o meglio ancora respirando a bocca aperta, sentite il dolce del cacao in bocca. È una cosa favolosa, io quando faccio il contouring e che il pennello mi spara tutte le particelle di bronzer e facendo così sento il dolce del prodotto. Non è commestibile, ragazze, però è buonissima. Ultimo prodotto preferito del mese, che sto utilizzando tantissimo sia per testarla e sia perché sia perché mi piace tantissimo, sono i rossetti liquidi matte di Gerard Cosmetics. Quanto mi impappino. Questa qua è la tonalità Plum Crazy, che è quella che ho utilizzato più di tutti, della linea Hydra Matte. La viola mi piace un po' di meno perché è un po' più trasparentata, ci vuole un po' più di attenzione nel stenderla. Questa qua è super pigmentata, che è appunto Crazy Plum. Se volete anche qui un video swatch, fatemelo sapere nei commenti, ma sicuro ve ne farò uno. Per me con la rubrica On Fair Lips ve ne parlerò sicuramente in modo un po' più approfondito, quindi... Passando ai capelli, questi sono i prodotti. Sono tutti prodotti Matrix. Parto dallo shampoo e il balsamo, che sono cambiati. Il mese scorso stavo usando quelli viola, sempre della linea Total Results di Matrix. Questa volta sto utilizzando Hello Blondie, perché da quando sono bionda, che notate già la ricrescita in neanche una settimana. Infatti anche Pierre ha detto che ha una ricrescita assurda. Cioè, poi ho dei capelli straordinari, quindi almeno una cosa buona. Sono di un colore violaceo che spengono il giallo del capello, e questi qua sono straordinari. Quest'altra cosa invece, lo step 3 del trattamento che ho fatto dopo le svariate decolorazioni, diciamo in tutto 6, non sono assolutamente rovinati, cioè non so che dire, sono veramente favolosi. Sicuramente ancora il caffè americano macchiato, che lo sto facendo con il latte di soia e sopra il caramello e il latte condensato, che è top. E poi il, come l'ho detto, poi la bevandina per la mia gola, che in questo periodo sono stata molto molto malata e mi ha aiutato tantissimo a guarire. Ambress, che è la bevanda di zenzero, limone e miele. Provate questa bevanda perché è super naturale, buonissima, almeno è un po' piccantina, non so se a tutti può piacere lo zenzero, a me piace tantissimo e poi fa benissimo, veramente, in questo periodo di freddo. Già una patatina l'ha provata e mi ha detto: grande Gloria che mi hai fatto scoprire questa bevanda, provatela perché è una bomba. Questi, che sono dei Similac con sopra delle mega pagliuzze giganti, super colorate, sono molto trash, lo so, però mi piacciono tantissimo e tengono un sacco di caldo, perché il pelo al suo interno, non vedrete niente perché è tutto nero, ma il pelo al suo interno è caldissimo, fitto, veramente molto molto bello, e quando inserite i piedi al suo interno è come camminare sulle nuvole, perché i peletti all'interno non si schiacciano, cioè rimangono belli puffosi e sembra di camminare sulle nuvole. Non sono una cinesata, nonostante vengano da un sito cinese, che adesso non mi ricordo il sito. Poi sono tornata ad utilizzare queste zippers, che si sono anche schiacciate. Vorrei tanto quelle originali, queste non sono quelle originali, infatti la gomma non è gomma, cioè sono praticamente durissime, sono di plasticaccia vuota, quindi super leggere. Io le ho originali ma azzurrine e sono leggermente strette per me, poi scivoli perché sono leggere, non è gomma, quindi è plastica, si scivola, però sono molto fighe, mi piacciono tantissimo. Io ogni mese riesco a cambiare profumo ed è una cosa fichissima, perché prima non ero così, mi affezionavo a una fragranza e quella era per la vita. Questo è un profumo di Jimmy Choo, io so solo che si chiama Jimmy Choo, nel senso sulla scatola c'è scritto Jimmy Choo. Ha un sottotono fruttato, molto dolce, ma allo stesso tempo... Mio Dio, buonissimo, ma allo stesso tempo... Non rimane neanche troppo stucchevole. Ci sono quei profumi che sono veramente troppo dolci. La mia pelle diventa ancora più dolce, perché io ho la pelle stranissima, tutti i profumi mi diventano dolci. Sarà che mangio tanti dolci, la mia pelle espelle profumo di dolce. Infatti anche Andrea ogni volta mi annusa. Cioè non è che è tipo un cane che arriva e mi... e dice ogni volta: ah, profumi di zucchero a velo o di zucchero filato, ma ti sei messa qualcosa? Io magari non mi metto né creme né niente, mi escono le ciambelle dalle ascelle, tipo fabbrico cupcake dai pori, no? Ho fame, aspetta, ed escono i cupcake. Perché?
Canzoni, anche qui devo leggere in basso il computer perché ho un sacco, questa volta un sacco di canzoni che vi consiglio di andare ad ascoltare, che sono state le mie preferite, che rimarranno le mie preferite. Quindi iniziamo subito da Matta Fix Big City Life, cioè chi se la ricorda Big City Life, perché mi ha ricordato, mi ha riportato indietro nel tempo e veramente mi piacevano tantissimo, sia quella che quell'altra che non mi ricordo più il nome. Poi altra canzone di John Bellion, All Time Low. Poi Sib e Neve, credo sia un featuring, e la canzone si chiama Breathe, bellissima, top, favolosa. Tove Strike, Borderline, che questa l'ho sentita al supermercato all'Esse Lunga, l'ho shazammata, l'ho messa nella playlist di Spotify da lì bassa. E Joan Thiel, che io l'adoro, veramente è favolosa lei. Taxi Driver, cioè mi piacciono tutte le sue canzoni in realtà, però Taxi Driver è proprio stupenda. Altra canzone preferita è sicuramente Tarzan e Jane di Orbo, che se non lo sapete è uscito il video ufficiale che ho girato e montato io. Roby l'avete visto anche nel video assaggi, se non lo conoscete è lui praticamente, il compagno di Luana, di Lulle Poupé. E la sua canzone mi è entrata da quest'estate che ho in testa Tarzan e Jane, è veramente bellissima. C'è anche un giveaway in atto, quindi se volete vincere un chilo di trucchi, che sono tantissimi, ho messo anche la foto su Instagram, questo giveaway terminerà quando raggiungerò i 10.000 iscritti su Fairland, il mio canale nuovo dei vlog. Quando raggiungerò i 10.000 iscritti, semplicemente annuncerò il vincitore che andrò appunto a selezionare. E per partecipare al giveaway dovete mettere mi piace al video di Orbo Tarzan e Jane, iscrivervi al canale di Orbo e commentare sotto al video Tarzan e Jane qual è la frase che riguarda queste due foto che vi metto qua. Mi raccomando, se volete una vincitrice o un vincitore su Fairland dobbiamo salire ovviamente. Quindi queste sono state le mie canzoni del mese, esatto. Potremmo parlare per ore, infatti voi mi avete consigliato di fare un video a parte di serie TV. Sono stati The Agents of S.H.I.E.L.D., che sono tuttora perché è iniziato da poco, Nashville, ovvio, cioè ovvio, Harry Potter come, non serie TV magari, come film, il film di ottobre, perché in questo periodo anche novembre e dicembre me lo guardo anche qui in loop, me li continuo a guardare tutti. E ultima serie TV, che non è una serie TV in realtà, è un tipo un programma, è Il contadino cerca moglie, che se vi ricordate nei vecchi Wickmas, e avevo guardato la prima stagione, questa è la seconda stagione, che non presenta più, ahimè, Simone Aventura, quindi non possiamo più dire let the party started. Mi fa schiantare quella donna, peccato che non ce l'hai a presentarlo quest'anno. Ultimo argomento, sia gli eventi, che ho voluto aggiungerlo da Liberarte, dove lavora Lulle Poupé, la Lula, mia amica. Ho fatto il septum, come avete visto, che vi ho detto che ve ne avrei parlato a fine video, e ho fatto questo tatuaggio, che è quello che avevo già, ma la Lu me l'ha praticamente ripassato e non so come farvelo vedere. Super power, ma qui ve ne parlerò in un altro video quando farò l'aggiornamento tattoo, tranquilli che ve lo registro. E uscirà un video a parte sul septum, di come è stato fatto, perché ho le clip di quando mi buca il naso. Vi parlerò magari delle mie sensazioni, vi posso parlare delle mie sensazioni, di come lo pulisco, come è stato, tutte queste cose qua. Quindi fatemi sapere con dei pollicini. Questi erano i preferiti di ottobre, a me ha fatto tanto tanto piacere parlarvene, mi avete fatto tanta compagnia. Spero di aver fatto compagnia anche a voi e non so perché ogni volta a fine video mi incrocio le mani, ogni volta. Dopo questo immenso video vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!